chanson de geste, che in italiano significa canzoni di gesta, sono lunghi poemi epici che si diffondono nella Francia del Nord nella seconda metà dell'undicesimo secolo. La lingua parlata in quel periodo nella Francia del Nord era la lingua d'Oïl, che corrisponde al francese antico, mentre nella Francia del Sud si parlava la lingua d'Oc. Ma vi siete mai chiesti perché queste lingue si chiamano così? Oïl e Oc sono le particelle affermative, che corrispondono quindi al nostro sì. Quindi sì, nella Francia del Nord si diceva Oïl, e nella Francia del Sud invece si diceva Oc. Le chanson de geste tendono a raggrupparsi in cicli narrativi. Oltre a quello carolingio che abbiamo appena visto, ricordiamo il ciclo di Guillaume d'Orange, un cavaliere nobile e puro di cuore, che è il protagonista della chanson de Guillaume. L'autore è Antonio de Pereda. Il secondo ciclo narrativo è quello che racconta le gesta dei baroni ribelli e si incentra su lotte intestine che si verificano nel sistema feudale, sempre intorno alla figura di Carlo Magno. Le chanson de geste sono poemi epici, dunque sono scritti in versi. La lunghezza è variabile ed è compresa tra i 1000 e i 20.000 versi. Si tratta di versi decasillabi, cioè composti da 10 sillabe. Questi versi sono articolati in lasse, ovvero in strofe, e le strofe sono costruite inizialmente in base ad assonanze e successivamente, con il passare del tempo, si sceglie invece uno schema rimico ben preciso. La struttura delle chanson de geste è una struttura aperta. Si potevano infatti togliere o aggiungere episodi senza che l'intreccio venisse sconvolto particolarmente. Le chanson de geste vengono composte per essere cantate e accompagnate dalla musica, quindi sono destinate a una diffusione orale. Per questo motivo sono frequenti le ripetizioni, le formule stereotipate che aiutavano il cantore a ricordare il poema e i riferimenti al pubblico, che in questo modo poteva sentirsi più coinvolto.